Circle. Mentre io vivo d'erede della famiglia, il nome che non cala, avanti la discendenza vada come vada, come una fenice risorgo, per questo sono pronto, la vita chiama, io rispondo, fino alla fine canto e suono, 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 suono. Bella Depa. Bella. Qualche domanda per la Smoke? Vai. Allora, nome reale e nome d'arte? Nome reale Nicolia De Pascale, nome d'arte Depa. Perché la scelta di questo nome? Perché Depa è l'abbreviativo del mio cognome, indica che in ogni cosa che faccio c'è di mezzo la mia famiglia. A quanti anni e come è iniziata la passione per questo genere musicale? La passione per questo genere è iniziata circa 10 anni e è iniziata ascoltando i grandi americani per poi diventare, cioè non diventare, per poi passare al genere italiano. Ascoltando Mondo Marcio, Bassi Maestro e gente di un po' di anni fa. Bene, bene. Cos'è l'hip hop per te? Per me l'hip hop è tutto, è dare la possibilità a dei ragazzi che magari hanno dei problemi in famiglia, dei drammi comunque dietro, di potersi esprimere, di poter dire quello che pensano e quello che vogliono far sapere agli altri, far sapere alla gente che non si è soli. Oh, mi piace. Sogno più grande nel cassetto? Sogno più grande che ho nel cassetto è di stare sopra un palco con davanti migliaia di persone che sentono quello che sento io mentre sto cantando. Hai progetti in testa che vuoi realizzare? Il principale è la Smoke, però poi ne ho anche altri con i miei fratelli della Libsu, Vasto e Cobra che cito. Perché hai scelto di partecipare a questo progetto della Smoke? Tendenzialmente perché lo sto creando io con mio cugino e un suo amico. E come pensi che andrà? Penso che andrà bene, ci sono gente, c'è gente di un certo calibro e si può fare bene. Bene, è finita l'intervista, un saluto per la Smoke e per chi sta guardando questo cazzuto video. Bella Smoke Circle, bella a tutti quelli che ci seguono e ci seguiranno. Big up.